Una volta per sposarsi si chiedeva la mano al padre della sposa, oggi ci si dichiara l'amata. Io invece per sposare l'uomo che amo devo chiedere il permesso a 60 milioni di italiani. Avevo 5 anni quando è iniziata la mia lotta contro me stesso. La premessa era semplice, tu devi essere come gli altri. Credevo che la scelta fosse tra amare una donna o un uomo e bastava che io, incurante dei miei desideri, continuassi a scegliere una donna. Poi ho capito invece che la scelta era tra l'essere felice e il fingere di esserlo. Ero quasi un trentenne quando ho finalmente scelto di amare. Ma non ho mai fantasticato sulla possibilità di sposarmi. Il matrimonio non è un'opzione, lo Stato ha già scelto per me. Tu no, pensa ad altro. Impara lo Swahili, fai un corso serale di floricoltura, iscriviti a Zumba, sai che mi frega. Apparentemente il mio matrimonio non è naturale, nonostante l'istituzione del matrimonio sia tanto naturale quanto l'aria condizionata o i colpi di sole. Italia e Grecia sono gli unici paesi di tutta l'Europa occidentale a non avere legiferato a riguardo. Ci sfidiamo, insomma, per l'ambito ultimo posto. A volte basta un semplice cambio di prospettiva per vedere anche le cose più familiari sotto una nuova luce. Questo libro non l'ho scritto per chi la pensa già come me, ma per tutti gli altri, per farvi cambiare idea, perché permettiate anche a me di segnare sull'agenda il giorno più felice della mia vita. Thank you.